Cibustec, in programma a Parma dal 25 al 28 ottobre, è l'appuntamento dedicato alle tecnologie più raffinate delle principali filiere alimentari. Proprio la Food Valley Emiliana è al centro di un sistema agroalimentare che intorno ai prodotti della tradizione ha visto nascere e sviluppare fin dal secolo scorso l'industria del food processing and packaging. A Cibustec è andata in mostra l'eccellenza meccano-alimentare di oggi e di domani. Presentiamo Aiwin in Cibustec. Aiwin è un'azienda meccatronica, un'azienda taiwanese che produce e commercializza componenti appunto meccatronici. È un big brand riconosciuto per quello che riguarda la parte meccanica, quindi parliamo di guide, la ricircolazione di sfere e di vite e ricircolazione di sfere. E naturalmente si affianca una parte meccatronica e in questa demo vediamo quelli che sono appunto i componenti standard, parliamo di motori lineari, parliamo di motori torque. Per quello che ci riguarda, Aiwin è già molto conosciuta, molto introdotto con i prodotti meccanici e naturalmente questo dà il là per la proposizione di anche prodotti meccatronici. Chiaro che questo si può fare avendo una struttura, avendo delle persone dedicate ed è un po' questo quello che Aiwin sta facendo, quindi la proposizione è la vendita grazie a persone che sono dedicate a questo settore. L'Erico 80, come il nome, parte all'80 da 5 amici, poi abbiamo fatto i softwareisti per circa 10 anni e impianti elettrici. Nell'80 ho conosciuto Vittorio Cavirani, attuale mio socio in Erico 80. Nel 92 abbiamo fondato anche la Bema, ecco perché siamo Erico 80 e Bema. Oggi siamo circa 600 persone tra le due aziende, 11 filiali nel mondo, 170 persone in giro per il mondo. Quest'anno chiuderemo con fatturato tra entrambe le aziende sui 150 milioni di euro. Per il prossimo anno vediamo già in casa 200 milioni di euro, cioè una cosa straordinaria. Inseriamo giovani tutti gli anni, negli ultimi 4 anni abbiamo inserito più di 350 ragazzi, tra diplomati e laureati. Il successo è semplice, abbiamo creduto in un sogno che era l'integrazione dei processi produttivi col primo sistema guida laser nel 1992, cioè noi 24 anni che facciamo la fabbrica 2.0. Tutti quelli che oggi ne parlano adesso, noi e nel lineare per noi è una cosa normale. Probabilmente questo è stato il successo di aver fatto tutte le macchine che servono a un processo produttivo integrati con sistemi a guida laser che toccano tutti i reparti e un software Smart Decision Maker che garantisce la tracciabilità e l'efficienza di questi sistemi in tempo reale, assistito 24 ore su 24 da remoto in tutto il mondo dai nostri tecnici. Noi siamo una realtà di Cesena, facciamo fine linee di automazione e incartonamento in genere. Non facciamo macchine di processo legate al mondo del caseificio, ma dal prodotto confezionato, dal di lì in poi iniziamo a fare sistemi di pick and place o ad assi cartesiani o con dei robot antropomorfi fino ad arrivare alla palettizzazione, il pallet finito fasciato, etichettato, pronto per essere stoccato. Qui in fiera presentiamo dei robot sia di riempimento in automatico e sia anche la palettizzazione, come abbiamo detto, e quest'anno proponiamo anche un cambio pinze in automatico per rendere più flessibili i cambi formati, quindi un robot può prendere diverse tipologie di prodotti, inserire diverse tipologie di scatole, tutti in automatico senza l'ausilio del personale. La nostra azienda si occupa di sistemi di automazione nel settore alimentare. Sostanzialmente produciamo linee per il confezionamento e dosaggio e sistemi anche di caricamento e scaricamento vaschette, quindi tutto quello che è intorno all'automazione in senso puro. In Cibustec stiamo presentando due prodotti, un sistema è un sistema sostanzialmente per cui abbiamo patent pending, una macchina che riconosce sigilla formati di dimensioni diverse senza avere più il cambio stampo. Secondariamente presentiamo una linea diciamo di dimensioni un po' più grandi per poter dimostrare al cliente che serviamo sia la piccola azienda che le aziende più grandi, che sono sempre state poi il nostro mercato principale.
Automa nasce nel 79 come azienda specializzata nella produzione di convogliatori e scaffalature. Nell'89 ci siamo trasformati da produttori, quindi di convogliatori e scaffalature, nel portarci nell'automazione industriale, quindi i primi software di automazione, software di gestione magazzino, flussi logistici all'interno del magazzino. Quindi Automa si sposta da soluzioni più statiche, soluzioni più dedicate a settori diversi di quelli che sono il food and beverage e celle frigorifere, che va sempre quindi parte dei processi produttivi del settore food, identificando e studiando delle soluzioni come mostriamo qua in fiera oggi l'Auto Sun Mover, che è una macchina completamente automatica dedicata soprattutto a stoccaggi in alta densità per ottimizzare e dare più performance e quindi servizi al cliente finale. Alutech nasce nel 93 per volontà di mio padre, soprattutto per il commercio di profili in alluminio e accessori per l'automazione industriale. E in tutti questi anni ha avuto un sacco di cambiamenti, da 2 o 3 dipendenti quali eravamo, siamo arrivati a 25-26, e tutto questo grazie alla volontà di mio padre, che ha investito soprattutto nelle persone e ha creato all'interno di Alutech una sinergia tra l'ufficio tecnico e un'officina ben organizzata. E quindi dal semplice commercio di profili in alluminio siamo arrivati ad affrontare problematiche molto più complesse, soprattutto per quanto riguarda la movimentazione industriale, quindi automazione industriale ma non solo. Infatti ci siamo spostati negli anni dal settore metalmeccanico anche a quello alimentare, a quello farmaceutico, della cosmetica, il biomedicale. Diciamo che il nostro profilo, essendo una struttura modulare, viene utilizzato un po' come i Lego e di conseguenza viene utilizzato nei più svariati settori. La nostra azienda progetta e costruisce macchine in modo particolare per il processo di taglio del formaggio. Siamo particolarmente specializzati in quello che è un po' il food della zona, quindi il grana e chiaramente altri formaggi, soprattutto a pasta dura e semidura. Ci fa piacere vivere la fiera come un momento di scambio di amicizia, che sia un momento anche di relax, proprio un momento che vada oltre a quello che è un discorso solo ed esclusivamente commerciale, perché da sempre, proprio nella filosofia aziendale di Gelmini, c'è questa crescita che noi facciamo insieme e grazie al nostro cliente. SACMI è un'azienda che nasce tanti anni fa, viene dal 1919, è una cooperativa, una delle pochissime cooperative in questo settore. È un'azienda che ha un business molto diversificato, il nostro business è composto principalmente dal settore ceramico, che è quello principale del gruppo, a cui fa seguito il food and beverage, di cui faccio parte io, nello specifico del beverage, dove produciamo tutta la filiera delle macchine che servono per produrre e confezionare le bevande oppure i generi alimentari più disparati. Cibustec è una fiera interessante, abbiamo avuto ottimi riscontri nelle ultime edizioni, abbiamo riproposta quest'anno anche per promuovere di più le macchine su cui ci siamo concentrati maggiormente, visto la costante richiesta in crescita. Nel caso specifico qui abbiamo una bag in box asettica, che è una macchina in grado di confezionare in sacchi di plastica prodotti anche asettici, quindi succhi, concentrati di pomodoro, nonché olio e vino. Poi abbiamo associato sempre a questa fiera l'etichettatrice modulare capace di applicare etichette con varie tecnologie, quindi dall'autoadesivo all'acqua freddo, all'hot melt, al roll fed, per mostrare la nostra versatilità nel confezionamento dei contenitori food, che sono tradizionalmente più complicati di quelli beverage, quindi etichette sopra, marketing particolari e quant'altro.
Thinking Robot è lo slogan di quest'anno. Più che altro è che il trend dell'ultimo periodo è quello dello sviluppo tecnologico, e lo sviluppo tecnologico nell'ambito della meccanica industriale riguarda il robot. Di conseguenza stiamo cercando di introdurre i robot nella produzione alimentare. Nel nostro specifico caso abbiamo utilizzato questa tecnologia sviluppando test specifiche per determinate applicazioni, come possono essere in questo caso il taglio di formaggi e in altre specifici situazioni per il taglio di tramezzini tramite ultrasuoni, oppure un classico pick and place adottato però per lo spostamento di prodotti come possono essere i salumi. La Ripac è un'azienda 100% italiana che opera nel settore da 20 anni ormai. E produciamo macchinari per il confezionamento alimentare di ogni genere, dalla sottovuoto in camera semplice a nastro automatico a macchine termosigillatrici di vaschette preformate, passando poi a termoformatrici e macchine per il flow pack. È una fiera molto interessante che si è rilevata tale negli ultimi anni, diciamo, perché prima avevamo partecipato, poi avevamo saltato un'edizione. L'ultima edizione ero stato appunto come visitatore, avendo visto la quantità di nostri competitor principali presenti, abbiamo deciso di esserci anche noi quest'anno e si sta rilevando comunque molto interessante. Oggi è il secondo giorno e speriamo migliori ancora che domani.